In questo video parleremo probabilmente del giocatore più viziato, più scostumato, più pigro che esiste in questo momento. Io, Inter tedesco, caro, lo scopo di questo video è veramente di non incazzarmi, che veramente non è facile. Perciò calma, allora ragazzi, lo sapete tutti che io c'è solo e sempre solo Inter, però in Germania mi chiedete sempre: Inter tedesco, ma c'è una squadra per cui simpatizzi? Sì, il Borussia Dortmund, grandissima tifoseria, lì il popolo vive veramente il calcio come piace a me, perciò in Germania simpatizzo il Dortmund, ma ovviamente tifo sempre solo Inter. Perché ve lo dico? Perché parliamo di una merda e di un giocatore che si chiama Dembélé. Allora ragazzi, non tanto tempo fa questo Dembélé, grandissimo talento, velocissimo, tecnicamente forte, giovane, ha giocato per il Borussia Dortmund. E poi cosa è successo? Lui voleva andare al Barcellona, Allora cosa è successo? Non è più venuto agli allenamenti. Ragazzi, non è uno scherzo, è il Borussia Dortmund. Volevano andare dalla polizia, i media, tutti i tifosi erano preoccupati, fosse morto, questo si era suicidato, non so cosa ha fatto, non lo trovavano più. Cosa ha fatto? È andato a Barcellona, è andato in spiaggia, ha lasciato la Germania, è andato in altri paesi, durante gli allenamenti, ma vi rendete conto? Ha fatto lo sciopero. Purtroppo lì ci ha insegnato un'altra volta questo mondo brutto, questo mondo di merda, che alla fine ha pure avuto successo. Borussia Dortmund aveva due possibilità: o lo mettevano in tribuna, non lo lasciavano mai più giocare, lo facevano pellare le patate come sarebbe stato giusto, oppure si prendevano 105 milioni di euro, che è ovviamente una cifra assurda, assurda per un giocatore così giovane che fino adesso ha dimostrato ancora poco. E ovviamente il calcio è anche business, e Borussia Dortmund l'ha lasciato andare al Barcellona, e questo significa che questo qui, questo mercenario di merda, ha avuto successo con questo comportamento di merda. E alla fine, quando è arrivato al Barcellona, ragazzi, mi devo calmare. Quanti semi. Mi devo veramente calmare quando parlo di questa merda qui. Alla fine è andato al Barcellona e in un'intervista si è pure giustificato. Ha pure detto: ho fatto bene, lo farai sempre così, era l'unica possibilità di lasciare il Borussia Dortmund. Mamma mia, che schifo. C'è un motivo per cui non mi devo incazzare, perché non gioca più per il Borussia Dortmund. E meno male, e anche purtroppo meno male, perché un giocatore così nell'Inter non lo vorrei mai, purtroppo, perché dobbiamo dire anche un grandissimo talento. Comunque non gioca nell'Inter, gioca nel Barcellona, che non mi stanno simpatici anche dopo quello che è stato, che è successo con Malcolm. Perciò, diciamolo così, questo Barcellona se lo merita anche, ve lo meritate un giocatore così. Ragazzi, negli ultimi settimane cosa è successo? Allora, prima di tutto, poi quando ha lasciato il Borussia Dortmund, la sua villa, ovviamente l'ha venduta a un'altra persona, era piena di merda, piena di spazzatura, piena di topi, uno schifo, è partita una denuncia, perciò veramente una persona, vabbè, lasciamo stare. Comunque adesso è arrivato il Barcellona e hanno grossi problemi con lui. Prima di tutto mangia solo fast food, lui mangia solo fast food, McDonald's, Burger King, tutte queste porcherie qui, proprio cibo da atleta, eh. Perciò il Barcellona cosa ha fatto? Gli hanno dato un cuoco personale solo per lui, nella sua privacy, che deve fare attenzione, che caro Usman mangia delle cose buone, veramente qualcosa di ridicolo, ragazzi. Poi cosa è successo? Non vuole neanche parlare in spagnolo, no, è pigro, perché deve imparare una lingua? Non è come me che parlo 5 lingue, adesso sono andato a vivere in Francia, in 6 mesi mi pare che parlo già meglio che 6 mesi, sto lì da 2 mesi, e parlo già meglio il francese, sicuramente come Ousmane Dembélé lo parlerà spagnolo in 10 anni. Vergognoso, una cosa così non la posso accettare, guadagni milioni di euro, un piccolo sforzo lo devi fare, però lui spagnolo mi pare non dice neanche sì e no. Neanche questo, veramente scandaloso. Spagnolo non lo vuole imparare. Ma adesso ha veramente esagerato, ragazzi.
non è andato agli allenamenti, niente di speciale, perché il Borussia Dortmund faceva così, faceva la party, andava in spiaggia in Barcellona a trattare lo sciopero, ma adesso comincia anche al Barcellona di non andare agli allenamenti, ma adesso questa volta forse il motivo è ancora più ridicolo, ragazzi, il motivo è che lui fa le notti con i suoi amici, giocano a Fortnite, PlayStation, fanno i party e poi ovviamente è duro alzarsi al mattino, lo capisco, ha giocato tutta la notte, lui lo dice anche, un grande tifoso del Fortnite e perciò non va agli allenamenti. Barcellona piano piano si stanno rompendo le palle, anche quelli hanno pagato 105 milioni di euro, sì un talento, è giovane, ma piano piano basta, e hanno mandato un dottore a casa, questo dottore è arrivato, ha guardato e ha detto questo qui è sano, non c'ha niente, sta benissimo, questo significa che lui ha detto una bugia, perché si è messo a dire quando il Barcellona l'hanno chiamato, oh Usman, ma dove cazzo sei? Di nuovo non viene all'allenamento, lui ha detto sto male, l'influenza, mal di pancia, non so che cosa, era tutta una bugia. Adesso siamo veramente arrivati forse al top della ridicolità, no, non esiste neanche questa parola in italiano, comunque siamo veramente arrivati a un punto assurdo. Adesso ci sarà, forse sarà il suo procuratore Sissoko, che però vive a Londra, oppure un'altra persona, ci sarà una nanny, tipo una mamma. Il Barcellona vuole organizzare una persona che sta sempre con Ousmane Dembélé, che gli dice Ousmane devi andare a dormire, Ousmane devi mangiare cose buone, Ousmane devi fare la cacca, Ousmane devi fare questo. Ci vogliono proprio organizzare una nanny, e potrebbe essere l'ultima occasione per Dembélé, che praticamente non gioca mai, quando gioca fa abbastanza cagare, è costato 150 milioni di euro l'ingaggio, adesso su Google non lo volevo neanche cercare perché veramente mi incazzo, c'è gente che va a lavorare in fabbrica, che fa lavori duri, quello lì ovviamente il Dio gli ha dato un talento incredibile e quello cosa fa? Ci sputa tutti in faccia. Vi dico una cosa, meno male gioca nel Barcellona, perché se lui giocasse una squadra, non so, come l'Inter, una squadra, ma sì, se giocassi nell'Inter, io andrei subito lì, starei adesso dove sto qui a Milano, starei sotto casa sua a protestare, perché una cosa del genere veramente non si può accettare, veramente Ousmane Dembélé, sei veramente, ma sei scandaloso, meno male che non giochi più nel Borussia Dortmund, perché sei una merda.